Dalle regionali alle comunali il percorso di Rete a Sinistra continua. Gianni Pastorino a Savona, la presentazione della lista con Marco Ravera, candidato sindaco. Come sarà, come potrà essere l'esperienza qui nel capoluogo savonese? A mio giudizio sarà un'esperienza positiva, tanto riprendendo il suo discorso, noi abbiamo partecipato alle elezioni regionali del 31 maggio, nessuno di noi è ritornato nei nostri partiti di origine, Rete Sinistra continua a esistere come un contenitore politico che fa attività in regione ma anche nel territorio. La scelta di essere vivi anche a Rete Sinistra Savona dà l'idea di una continuità di un progetto che per certi versi è unico in Italia. Quale sarà il rapporto con il PD, sempre rispetto a quello che è successo alle regionali? Questa credo che sia la notizia vera, come dire, Rete Sinistra propugna una politica completamente diversa da quella del PD, non ha accettato i confini di un centro-sinistra che politicamente non esiste più, perché il PD ha fatto altre scelte, sia di merito sostanziale ma anche di alleanze, perché non si può allearsi con la sinistra e poi cercare alleanze con esponenti del centro-destra in questa regione. Noi abbiamo fatto un percorso alternativo che alcuni pensavano che durasse alcuni mesi, invece continua. Siamo presenti qua a Savona, abbiamo candidato Marco Ravera, abbiamo una lista di 32 persone, 16 uomini e 16 donne, che sono espressione di questo territorio, quindi siamo politicamente competitivi perché abbiamo una capacità sia critica ma anche di proposizione. Ecco, sempre in confronto con il PD, quali possono essere i punti di forza dal punto di vista del lavoro e dell'ambiente? Certo, sicuramente il punto di forza del lavoro, sicuramente perché abbiamo un'idea del lavoro completamente diversa da quella che propugna il PD al governo, cioè un'idea di un lavoro precario, di un lavoro attraverso i voucher, ma invece di un lavoro che, come dire, ha dei diritti e della stabilità, quindi cose che stanno riportando in auge anche tra le organizzazioni sindacali gli elementi dei diritti. E sull'ambiente io credo che il fatto stesso che io sia stato uno dei promotori a livello nazionale del referendum contro le trivellazioni, dell'idea che abbiamo dell'ambiente un'idea completamente diversa, perché non si andava a votare soltanto sulla durata delle concessioni, ma anche su un'idea che si ha in questo Paese rispetto alle energie fossili oppure alle energie alternative.